Mister, siamo a 2 giorni dalla sfida di campionato contro il Mantova, che arriva dopo il successo per 1-0 in casa contro l'Arzignano. Com'è andata questa settimana di lavoro e che partita si aspetta domenica? La partita di domenica uno si aspetta sempre una partita di un certo rilievo, di un certo calibro, è una partita molto bella, molto importante, molto viva, molto sentita, quindi è normale che uno si aspetta delle cose, però credo che sia giusto, per restare nella realtà dei fatti, sapere che abbiamo fatto una partita con l'Arzignano, secondo me, dura, sofferta, però i ragazzi sono stati molto bravi a portarla a casa, perché giocare contro l'Arzignano è una partita molto complicata, molto difficile. Quindi aver vinto con l'Arzignano ci ha dato quella ulteriore consapevolezza che possiamo fare delle buone gare. Certo che la partita con il Mantova è completamente diversa, perché il Mantova ha dimostrato che avranno una grande identità, quindi bisogna solamente fare i complimenti a chi ha preso giocatori, all'allenatore per aver plasmato un gruppo per il momento è vincente, e ai giocatori che stanno facendo un calcio completamente diverso dalla Serie C. Quindi in questo momento bisogna complimentarsi con il Mantova e sapere che noi dobbiamo essere il Trento a fare la nostra partita con grande decisione, con grande spirito, con grande attenzione e con grande aggressività. Hai detto che il Mantova gioca un calcio completamente diverso. Cioè, se lo puoi spiegare in poche parole che tipo di calcio ti aspetti? Faccio fatica a parlare degli altri perché, nel senso che non è mia competenza, quindi potrei dire delle cose che non sono corrette o comunque travisate. Il calcio del Mantova è un calcio diverso perché giocano un calcio diverso dalla Serie C, che è basato molto sull'aggressività, su ripartenze, su spirito agonistico. Il Mantova gioca un calcio diverso, quindi è basato su molto possesso, sull'interscambiabilità dei ruoli. A vedere il Mantova si vede che è un calcio diverso, tutto qui. Però è un calcio propositivo e io faccio i complimenti al Mantova per quello che hanno costruito fino a questo momento. Si può dire allora ad agire in maniera diversa, cosa potrebbe spaventare di più da una gara come No, questa? allora, che ti spaventi non mi sembra corretto perché anche noi abbiamo la nostra identità. Però il Mantova in questo momento, nelle prime 13 giornate, ha dettato legge e quindi è normale avere come si può dire, la voglia, l'energia di dire che hanno fatto veramente delle cose molto importanti. Ma lo fanno in campo, non è che l'hanno fatto perché sono fortunati, l'hanno fatto perché hanno giocato un calcio importantissimo. Vengono da una retrocessione, quindi c'è entusiasmo, quindi c'è un pubblico che segue, quindi c'è una società molto vigile, si innescono delle volte dei meccanismi importantissimi che stanno facendo e questo l'hanno dimostrato con i fatti. Prima dell'Arzignano aveva annunciato dei cambi alla formazione rispetto a Verona e nell'11 titolare, questi cambi hanno dato le risposte che voleva e ne vedremo altri da qui a Mantova oppure no? Ma qualcosina di diverso abbiamo sempre fatto, poco magari, ma abbiamo sempre cambiato qualcosa. Perché è figlia del lavoro che tu fai durante la settimana, dai problemi fisici che ci sono anche durante la settimana. Abbiamo avuto qualche acciacco di troppo durante questi giorni e c'è della gente che ha incominciato a lavorare praticamente oggi. E quindi non so se saranno in campo, ecco, tutto Trainotti ha recuperato qui. pienamente. Trenotti sta bene. Sono usciti attaccati Terrani e Rada, che sono sicuramente in forse. Basta, direi, questo è un po' in sostanza. Sono questi due. Sì, che sono a rischio, sì.